Care colleghe e cari colleghi, buonasera a tutti. Dalle vostre parole, dalle immagini che ci restituiscono le tante telecamere che qui consentono di presidiare la città giorno e notte, si ha la sensazione di vivere una condizione surreale. È stato un anno a dir poco complicato, un anno segnato soprattutto da tante persone che non ci sono più. È stato un anno difficile, un anno complicato, un anno nel quale però ancora una volta la nostra amministrazione, ma soprattutto le sue donne e i suoi uomini hanno garantito la sicurezza, ma in questa circostanza hanno garantito qualcosa di più, perché non c'era soltanto da far rispettare le norme, non c'era solo da porre in condizione di non nuocere coloro i quali arrecavano pregiudizio alla sicurezza, no? C'era da svolgere un compito più oneroso, più importante, che era quello di essere compagni di strada vicini ai nostri concittadini in questo momento così complicato. E lo avete svolto, lo abbiamo svolto con quella umanità che credo ognuno di noi debba andare orgoglioso di appartenere a questa amministrazione. Lasciamo il 2020. Ma non ci facciamo illusioni, il 2021 non sarà un anno più semplice, non lo sarà perché la pandemia continuerà a mietere vittime tra la nostra gente, non lo sarà perché fino a quando non si compierà quella importante, decisiva campagna di vaccinazione, bisognerà continuare a mantenere saldamente quelle regole di profilassi e di salvaguardia della nostra e dell'altrui salute. Ci auguriamo tutti un nuovo anno, come dicevo prima, consapevoli che le difficoltà non cesseranno subito, che avremo ancora da combattere, che avremo ancora da stare saldamente al fianco dei nostri concittadini, ma tutto quello che avete fatto e il modo in cui lo avete fatto per noi tutti è garanzia, sollievo e speranza che il 2021 lo affronteremo con la giusta forza e la giusta determinazione e porteremo a casa ancora una volta quel risultato prezioso che è la sicurezza della nostra gente. Grazie e auguri a voi tutti.